positivismo identifica una dottrina, una corrente filosofica, un'atmosfera, una cultura. Una delle sue prime e più vistose caratteristiche è quella di un radicale capovolgimento nella valutazione delle scienze e del loro rapporto con la filosofia. Con il positivismo si rivendica il primato non solo dei risultati, ma anche e soprattutto dei metodi delle scienze naturali. Appello alle scienze vuol dire appello ai fatti, rifiuto delle costruzioni arbitrarie, degli ideali infondati e inverificabili. Viene così prospettata l'adozione unitaria di un metodo, rigoroso e controllato, da applicare nei diversi campi del sapere. Ciò implica una evidente fiducia nel progresso della scienza e nei suoi sviluppi. Sorretto da questa fiducia, il positivismo riconosce che la situazione dell'uomo nella natura e nella storia è estremamente precaria, ma nello stesso tempo ritiene che vi siano ormai enormi possibilità di stabilizzarla e ordinarla a favore dell'uomo, in quanto le scienze lo hanno portato vicino alla realizzazione del sogno di Bacone, dominare la natura attraverso le sue leggi. Con il positivismo si afferma quindi anche una concezione utilitaristica della scienza e dell'intelligenza, da far valere in tutti i campi. Le implicazioni politiche sono evidenti in John Stuart Mill, che punta in direzione di un liberalismo individualistico, fondato sul presupposto che la felicità individuale tende a coincidere automaticamente con quella del bene comune, purché la libera e corretta esplicazione delle energie individuali sia adeguatamente garantita. Anche l'interesse fondamentale da cui muove Auguste Comte è quello di promuovere una profonda riorganizzazione della società. È soltanto una filosofia positiva, che concentra tutte le sue speranze sull'uomo, potrà legare profondamente l'uomo al destino dell'intera umanità, e quindi realizzare una conciliazione organica degli uomini in un ordinamento razionale e morale. Ora, finalmente, si è giunti alla maturità, allo stadio positivo dello sviluppo del genere umano. L'aspirazione a una rigenerazione dell'umanità, fondata su una chiara consapevolezza delle leggi dell'organismo sociale, prende il tono e i caratteri di una vera e propria religione, incentrata sulla sostituzione dell'amore dell'umanità all'amore di Dio. Il nuovo grande essere è l'umanità, riconosciuta e affermata dalla filosofia positiva.